Ribadisco che non conoscevo questo personaggio, Nadia Toff, prima di quanto le è successo a Trieste, però mi ha incuriosito fin dall'inizio come è stato gestito questo caso, tanto che ho dedicato due video proprio all'uso anche mediatico che ne è stato fatto, insomma, no? Alla rimozione. Dopo il secondo giorno non si sapeva più niente, si voleva far credere che non fosse successo quasi niente. E questo poi dava adito anche a varie interpretazioni, insomma, la gran parte dei commenti, anche sui video che ho fatto io, pochi per la verità sui video che ho fatto io, ma cercavano di attribuire questo malore all'uso di sostanze stupefacenti. E poi ne era venuto fuori, questo si legge molto di più in alcuni video che ho visti dopo, insomma, in cui venivano poi commenti anche molto impulsivi, no? In cui si diceva cocaina a fiumi, con tutti i problemi in Italia ci occupiamo di queste cagate, brutta storia la cocaina, dovrebbe disintossicarsi per sé e per la sua famiglia, grazie al cazzo, pippa più dei miei compagni, questa pippa cocaina. Dopodiché, insomma, il fatto di non sapere più niente, ma di avere mosso, insomma, un'attenzione mediatica intorno a questo caso, portava a queste, come dire, queste interpretazioni, tra virgolette, del tutto così istintive, no, non fondate su nessun ragionamento, insomma. E quindi in un secondo video avevo cercato di ragionare perché, secondo me, visto come è stata trattata, con i dati che avevo a disposizione, non poteva trattarsi di qualcosa attribuibile a sostanze stupefacenti, ma doveva esserci qualcosa di organico, e su qualcosa di organico poi bisognava avere qualche elemento in più per poter dire di cosa si trattava, ma sicuramente chi l'aveva in cura lo sapeva e quindi non lo diceva. Perché non lo dicesse, insomma, da parte dei medici, se non erano autorizzati dai familiari dei pazienti, era chiaro che non si poteva dire. Ma insomma c'è stata la decisione di non dire niente. Però il fatto che ci fosse qualcosa sotto, o di un'emorragia cerebrale, insomma, com'era facile ipotizzare, com'era possibile ipotizzare, poteva essere l'evenienza più statisticamente più prevedibile, ma anche il tumore cerebrale, insomma, era anche una delle ipotesi da poter prendere in considerazione, insomma, per un malore di questo tipo, che potrebbe essere stata, per esempio, una crisi epilettica scatenata, in questo caso adesso lo sappiamo, a posteriori dal tumore, ma potrebbe essere stata anche una crisi epilettica che a volte si realizza nel corso di un'emorragia cerebrale o, insomma, comunque qualcosa di organico. Quindi non si trattava che di aspettare per capire di cosa si potesse trattare. Tra i vari commenti, così buttati là in maniera critica, e questo è anche, ci dà anche modo di pensare come il web reagisca in maniera così impulsiva, in maniera automatica, e non ci sia ragionamento sotto, no? Tra i vari commenti che leggevo sotto un video del 15 gennaio, che ha fatto 976.000 visualizzazioni, c'era anche un commento che diceva, un commento di Giordano Malfatti, che diceva: ha un tumore aggressivo, un'infermiera del San Raffaele lo ha detto in tutto il reparto ed è stata licenziata. Quando io l'ho letto, l'ho ritenuto una cosa molto verosimile, però a questo commento non è stata data nessuna rilevanza, ovviamente. Adesso, in base alle ultime dichiarazioni che ha fatto Nadia Toffa stessa in televisione, insomma, si capisce che chi ha scritto questo commento in realtà era informato e aveva dei motivi per farlo, insomma, aveva ragione, diciamo così. Quindi non si ragiona. Io avevo tentato nel mio secondo video di fare un ragionamento in base agli elementi che allora erano a disposizione, e quel video è ancora visibile, è inutile che lo riassumo, chi vuole se lo va a guardare. Ma in realtà sulla organicità, per i motivi che dicevo in quel video, di quanto era successo non avevo dubbi. Dopodiché si trattava di capire tra le ipotesi possibili, visto che non c'erano esami a mia disposizione, cosa poteva essere stato. Il tumore, comunque, è una delle cose che era da prendere, che avevo preso in considerazione in qualche modo, anche se poi è difficile dirlo, no? Quando non ci sono
elementi, finché nomini un'emorragia, va bene, insomma, quando cominci a dire che potrebbe avere un tumore una persona di cui non sai niente, non hai gli elementi per dirlo, questa cosa, insomma, ti fa sì che ti trattieni. Adesso si può dire perché l'ha detto lei, insomma. Però come l'ha detto e perché l'ha detto e quando l'ha detto sono un altro fatto di cui vale la pena discutere, vale la pena prendere in considerazione, perché in realtà ritorna un uso mediatico, una modalità mediatica di comunicazione, di comunicare, che è proprio perché adesso questa comunicazione è stata resa pubblica, ci dà gli elementi per discuterne ancora, per leggere tra le righe di questa comunicazione, sempre se si vuole ragionare sulle cose e non prenderle così, come vengono, come ci vengono buttate, no? Perché e la mia curiosità è appunto legata al fatto che c'è ancora qualcosa che non mi convince su come viene comunicata questa cosa. Prima di tutto, su chi la comunica, no? Il fatto che sia lei a comunicarla e quindi sul fatto che di sapere cosa lei in realtà sappia o voglia sapere della sua malattia e che a quanto sia intenzionata a dirci cosa voglia far sapere della sua malattia. Diciamo che la modalità, secondo me, più giusta sarebbe stata quella che lei avesse delegato un medico che l'aveva in cura a raccontare la sua malattia in base ai dati che aveva a disposizione. Tipo in un'intervista in cui questo medico poteva anche spiegare le varie obiezioni che potevano essergli rivolte, oppure poteva rispondere alle varie domande possibili in questo caso. Perché questo? Perché parlare di tumore è una cosa che può essere apparentemente semplice, ma molto complessa, molto vaga, no? Altrimenti non ci preoccuperemmo tanto dei tumori, no? E potessimo dire che dopo 2 mesi in cui c'è stato diagnosticato un tumore siamo guariti, beh, credo che l'immaginario che noi abbiamo sul tumore potrebbe essere molto diverso. Non penseremmo una malattia così temibile come in realtà ancora ce lo rappresentiamo. Mentre il modo che ha avuto di comunicare questa cosa Nadia Toff in televisione allude a questo. Lei dice: ho avuto un tumore, quindi non ce l'ha più. No, se dice ho avuto, non dice ho un tumore, no? Ho avuto un tumore. In genere, quando uno ti dà una diagnosi di tumore, dice ho un tumore. Non ho sentito malati di tumore, anche di tumori più apparentemente più semplici, più curabili, come può essere il tumore al seno. Donne, per esempio, dire: ho avuto un tumore dopo l'operazione. In genere si dice ho un tumore. E poi l'evoluzione di questo tumore potrà essere molto benigna, no? Oppure potrà essere grave, potrà essere qualcosa che conduce a morte, no? Però, insomma, la sensazione di guarigione anche il paziente stesso ce l'ha in tempi lunghi, quando vede che in realtà non è successo niente dopo un certo numero di anni. In genere 2 mesi dopo, uno dice ancora, dopo la diagnosi, dico, uno si racconta dicendo ho un tumore, quando sa di averlo, quando gli viene detto di averlo, insomma, ma spesso il fatto di dover fare poi delle cure particolari come la chemioterapia e la radioterapia obbliga anche il medico che cura a informare il paziente, no? A dirgli hai un tumore, no? Quindi da questo fatto di dire ho avuto un cancro è una cosa che mi lascia un po' perplesso, no? Anche perché, insomma, nella mia carriera ne ho visti molti di tumori cerebrali e ne ho seguiti nel tempo molti. E qui il primo fatto. Il secondo è che in realtà Nadia non ci ha detto né di che cancro si tratta né di dove è questo cancro? Per esempio, noi sappiamo che a livello cerebrale la sede del cancro è anche decisiva.
né che intervento ha fatto. Ci sono degli interventi che permettono una rimozione totale, lei dice mi è stato tolto tutto. E anche questo è una cosa che viene da mettere in discussione, no? Perché è possibile togliere tutto, almeno apparentemente, in quei tumori che sono benigni. Cominciamo con la prima distinzione grande, tra tumori benigni e tumori maligni. Tumori benigni sono quelli che sono in qualche modo enucleabili, meningiomi sono i tumori benigni tipici, no? Che quindi che provocano dei disturbi soprattutto da compressione delle strutture cerebrali vicine, che provocano dei disturbi più generali come edema cerebrale, ma che si possono in qualche modo chirurgicamente rimuovere completamente. Nella gran parte di questi tumori, che crescono poi molto lentamente, di solito non è indicata la chemioterapia o la radioterapia, tranne che in quelli recidivanti, ma per parlare di recidive bisogna seguirli nel tempo e così via. Quindi verrebbe da escludere che lei abbia avuto un tumore benigno. Ci rimangono altre due ipotesi, perché poi i tumori possono essere quelli che colpiscono il cervello, come sembra sia stato nel caso di Nadia, perché non ci ha neanche detto che ha avuto un cancro al cervello, no? Anche se è facilmente deducibile da quello che ha detto, però non l'ha detto chiaramente. Non avendo detto dove aveva il cancro, ma supponiamo che sia al cervello possiamo vedere anche altri due tipi di cancro, cioè dei cancri che originano dal cervello, che sono primitivi nel cervello, e dei cancri che sono secondari, nel senso che sono tumori che non nascono nel cervello, ma che arrivano al cervello per via metastatica. Quindi, quando ci si trova a diagnosticare un cancro del cervello, la prima distinzione che va fatta è quella di sapere se è un tumore che nasce in un'altra parte del corpo, da un altro organo del corpo, che arriva al punto tale da dare metastasi al cervello, oppure se è un tumore che nasce nel cervello. In genere, questo è più facile saperlo quando, per esempio, assistiamo a delle lesioni multiple nel cervello. Se vediamo all'attacco che ci sono lesioni multiple cerebrali, è molto difficile pensare a un tumore primitivo nel cervello. Dobbiamo pensare a un tumore che viene da un altro organo. E qui, per esempio, diventa abbastanza interessante sapere che ci sono vari tipi di tumori nell'organismo che metastatizzano al cervello. I più frequenti di questi tumori sono quelli del polmone. I tumori polmonari sono quelli che metastatizzano più facilmente al cervello e soprattutto più precocemente. Ma ci sono anche altri tumori che metastatizzano al cervello, per esempio il tumore della mammella. Altri un po' più raramente, come tumore renale, come tumori epatici, ma insomma, però questi due, tumore polmonare e tumore mammario, rappresentano i due poli su cui si può ragionare. Perché? Perché, per esempio, capita che il tumore polmonare dia metastasi cerebrali molto precocemente. Cosa vuol dire? Vuol dire che a volte l'individuo non sa di avere un tumore polmonare e il primo riscontro di malattia viene diagnosticato come una lesione cerebrale. Allora, in questi malati arrivano al medico, o insomma, arrivano in ospedale e vengono riscontrati affetti da una lesione cerebrale. A questo punto non sappiamo se sia primitiva o secondaria, ma se per esempio queste lesioni sono multiple, allora siamo quasi sicuri che è secondaria. E se è secondaria, dobbiamo porci il problema da dove origina. Spesso cosa succede? Che andiamo a indagare, facciamo degli esami, studiamo tutto l'organismo per vedere dove può essere il tumore di partenza. Nella gran parte dei casi, il tumore di partenza lo troviamo nel polmone. Ma può capitare anche che non vediamo subito il tumore polmonare. Perché? Perché il tumore polmonare ha queste caratteristiche di essere precocemente capace di dare metastasi al cervello, quando ancora è molto piccolo e non è ancora visibile, punto primo. Quindi, insomma, potremmo
trovare un tumore al cervello che non nasce primitivamente dal cervello, ma che nasce dal polmone. Ma quando noi andiamo a esaminare anche il polmone, ancora non lo vediamo. E magari poi ripetiamo l'esame alcuni mesi dopo e finalmente lo troviamo. Però si tratta di un tumore che non nasce dal cervello, ma nasce dal polmone. Per cui se non curiamo come possiamo il tumore primitivo, è chiaramente che metastasi potranno continuare ad arrivare. L'altro caso è quello del tumore alla mammella, per esempio. Noi abbiamo visto che il tumore alla mammella viene diagnosticato precocemente, no? Quindi il tumore della mammella è un tumore diverso da quello polmonare per quello che riguarda la sua capacità di metastatizzare al cervello, perché intanto ci si accorge abbastanza precocemente, insomma, no? Chi vuole farne la diagnosi la fa abbastanza precocemente, ma abbiamo visto tumori mammari conosciuti, quindi si sa che il tumore della mammella che hanno dato metastasi cerebrali molto a distanza. Anche anni dopo, 5-6 anni dopo la diagnosi di tumore della mammella. Perché sono ai due poli? Perché il tumore della mammella si sa che c'è e si sa che anche se è curato può dare metastasi anche molto tardi. No. Quindi è un tumore che sappiamo che c'è, se troviamo delle lesioni cerebrali possiamo attribuirlo, se c'è stata una paziente che è stata curata per tumore alla mammella, possiamo attribuirlo al tumore alla mammella. Il tumore polmonare invece è un tumore che non si sa che c'è, che può dare metastasi cerebrali molto precocemente. E solo più tardi, magari, mesi dopo, è possibile trovare il tumore polmonare che ha provocato, che ha mandato in circolo queste metastasi. E quindi tumori che arrivano al cervello in maniera secondaria e tumori che invece nascono nel cervello. E abbiamo detto, abbiamo considerato prima dei tumori benigni. Poi ci sono i tumori maligni, sono tanti, ma i più frequenti, quelli di cui si parla tra i tumori maligni, sono i gliomi, che sono in genere classificati secondo il grado di malignità e se ne distinguono fondamentalmente a quattro gradi. Insomma, il glioma 4 è il glioblastoma multiforme, che è il tumore più maligno che c'è a livello cerebrale. Perché i tumori cerebrali sono maligni? Sono maligni perché non crescono come una massa che cresce al suo interno e poi comprime il cervello circostante, ma crescono infiltrandosi, cioè crescono in maniera tale che non c'è un piano di delimitazione tra il tumore e il cervello sano, si infiltrano nelle cellule del cervello sano. E quindi, se è possibile vedere la massa, perché in genere la massa dà anche edema, si gonfia, eccetera, eccetera, però non è possibile vedere o perlomeno essere sicuri che quando si va a rimuovere la massa cerebrale si possa asportare tutta quanta la lesione, lesione che poi in genere continua ad espandersi per conto suo e quindi ha una certa progressione. Ragion per cui in questi casi spesso si associa o la chemioterapia o la radioterapia oppure chemio-radioterapia in maniera combinata. Un tempo, diciamo così, in varie casistiche, in tempi passati, non abbiamo notato grandi differenze tra tumori trattati con la chemioterapia e la radioterapia e tumori trattati con la sola terapia chirurgica. A volte anche la terapia chirurgica, nella nostra esperienza, diciamo, ha potuto migliorare in qualche modo forse la qualità di vita, ma non ha migliorato di molto il tempo di sopravvivenza, perché nel concetto di tumore maligno c'è anche il concetto che la malattia sia una malattia evolutiva, nonostante l'atto chirurgico e nonostante le terapie radianti o la chemioterapia, che in genere non si fanno sempre. Allora, a questo punto, tanto per non dire delle cose mie, vado a leggere un attimo alcune linee guida che trovo in una rivista, appunto, delle linee guida di trattamento, appunto, dei gliomi, no? Che vengono distinti in glioma di basso grado, di malignità, che sono il glioma primo e secondo,
e poi nel glioma terzo e nel glioma di quarto grado. Trattamento. Si dice che la chirurgia rappresenta il trattamento iniziale di elezione per la maggior parte dei gliomi di nuova diagnosi. La resezione chirurgica, quanto più estesa possibile, entro i limiti consentiti dalla sicurezza, è infatti associata a un esito migliore, indipendentemente dal sottotipo di glioma. Dopo la chirurgia, il trattamento è diverso, a seconda del tipo di glioma. E allora si distingue glioma di basso grado, primo e secondo grado. La radioterapia, dicono, costituisce il trattamento postoperatorio standard per i pazienti con tumore che presentano caratteristiche indicanti un'alta possibilità di ricomparsa della malattia recidiva. Dopodiché parla della chemioterapia nei gliomi a basso grado. La chemioterapia ha un ruolo meno definito nei gliomi di basso grado, tuttavia essa può essere utilizzata nei pazienti non ritenuti idonei alla chirurgia e o alla radioterapia, quindi diventa una terapia alternativa, diciamo, alla chirurgia o alla radioterapia, oppure nei pazienti che vanno incontro alla recidiva dopo radioterapia, quindi pazienti in cui il tumore recidiva, ritorna nonostante le cure. Poi parla di glioma 3 anaplastico, dove dice che la radioterapia seguita dalla chemioterapia rappresenta il trattamento postoperatorio standard del glioma anaplastico. Poi dice che diversi studi hanno dimostrato che la sola chemioterapia somministrata dopo la chirurgia e la radioterapia somministrata solo al momento della progressione della malattia ottengono gli stessi risultati della radioterapia somministrata dopo la chirurgia e della chemioterapia somministrata al momento della progressione della malattia. Poi parla del glioblastoma 4, che è, diciamo, una neoplasia più maligna. E qui dice l'uso della chemioterapia e della radioterapia in combinazione, in concomitanza, rappresenta il trattamento postoperatorio standard per i pazienti con glioblastoma di età inferiore a 70 anni. Cosa ne viene da questo? Ultima considerazione, i tumori benigni in genere non, come dicevo prima, non si curano con chemio o radioterapia, a meno che non siano recidivanti, quindi in tempi molto successivi. Cosa ci dice la Nadia Toffa? Ci dice che è stata operata, non ci dice dov'è il cancro, dov'era. Se in fossa cranica posteriore, oppure se un tumore sovratentoriale, il destino cambia, cambiano le cose. Però ci fa intuire che hanno tirato via il tumore, insomma, radicalmente è stato operato il tumore, anche se però i medici le hanno detto che alcune cellule rischiano di essere ancora rimaste. Una cellula, insomma, un po' poco, ma insomma. Quindi evidentemente, da quello che ci dice, il fatto che ha fatto la chemio e la radioterapia, viene da pensare che si tratti di un glioma. Adesso non sappiamo di che grado. I primi due gradi sono relativamente benigni, il terzo e il quarto grado sono abbastanza maligni. Il quarto grado, diciamo che almeno dalla mia esperienza, è maligno. Maligno vuol dire che la sopravvivenza a 2 anni è abbastanza improbabile, anche se per la verità devo dire che ho osservato un caso che è sopravvissuto per 17 anni. Ma questa è la situazione. Da quello che leggevo prima, dal punto di vista delle linee guida del trattamento che è una radioterapia a seconda del tipo di glioma, chirurgia, radioterapia e chemioterapia associate in prima istanza, cioè non in caso di recidiva, per esempio, sono indicate nel caso del glioma, soprattutto terzo e quarto, di terzo e quarto grado. Questo in base alle informazioni che lei stessa ha dato, no? Ho fatto la chirurgia, mi è stato tolto radicalmente tutto, diciamo così, quello che, e noi sappiamo che viene tolto quello che è visibile, quello che è possibile chirurgicamente. Non è possibile avere la certezza che sia tolto tutto perché i tumori maligni sono infiltranti, per questo si dicono maligni, perché non si riesce a togliere tutto e quindi ad avere una guarigione certa. Quando è che si parla di guarigione? Almeno dopo 5 anni di sopravvivenza dopo la diagnosi. Prima è difficile parlare di guarigione.
parliamo di cura, insomma, è stata curata. Certo, queste cose sarebbe meglio che le avesse dette un medico, no? Un medico che l'ha avuta in cura, insomma. Dalle informazioni che ci ha dato, con beneficio di dubbio, come dire, consapevole che mi posso sbagliare, insomma, ma posso arrivare a queste considerazioni, insomma, no? Che è da escludere che si faccia in un tumore benigno un intervento e una chemioradioterapia. Questa cosa, in genere, intervento chemioradioterapia, si fa nei gliomi, tumori infiltranti, quindi tumori, tra virgolette, maligni, che sono, diciamo, di stadiazione più elevata, terzo, quarto grado, di solito. E l'altra evenienza, perché ne ho parlato e bisogna escludere, è che si tratti, per esempio, di una lesione unica di un tumore che nasce da un'altra parte del corpo, insomma, quindi di un tumore che arriva secondariamente a invadere il cervello, insomma, che non nasce nel cervello, che quindi sia una metastasi di un altro tumore. Le metastasi di un altro tumore, qui si è discusso, insomma, no, se vanno operate o no. Chiaramente, se le metastasi sono multiple, non si opera, ma se fosse una unica metastasi di un tumore che viene, per esempio, ipotizziamo dal polmone, anche se è molto giovane, non ritengo probabile che ci possa essere un tumore polmonare, però insomma in questo caso non è da escludere, secondo me, che si possa fare una terapia di rimozione della metastasi unica, se questa dà una particolare, se la localizzazione, insomma, è semplice, se dà dei sintomi particolari, e poi associare a questa una irradiazione del cervello e una chemioterapia proprio per evitare l'impianto di, o per cercare di ridurre la probabilità di impianto di successive metastasi, non avendo a disposizione nessuna lastra e nessun dato su che tipo di tumore sia stato, non è possibile dire di più, però ragionando sui dati che Nadia stessa ci ha dato, quindi no, non andando a creare ipotesi dal nulla, insomma, ragionando sui suoi dati e basandosi su un'esperienza anche clinica, anche se passata, anche se non più attuale, quindi insomma, adesso magari le cose saranno cambiate, ci saranno altri metodi di cura, non lo so. Ma comunque, basandomi sulla mia esperienza, posso dire che la cosa è complessa, che è difficile parlare di guarigione a 2 mesi di distanza dalla diagnosi. Insomma, si parla di guarigione almeno dopo 5 anni da quando è stata fatta la diagnosi, e in questi 5 anni non ci sono state recidive della lesione. Altrimenti, insomma, non avrebbe senso parlare o pensare che i tumori siano delle malattie gravi, importanti, insomma, e potenzialmente mortali, insomma, no? Potenzialmente mortali, che vuol dire che non è che si muore appena è stata fatta la diagnosi, ma l'evoluzione di questo tumore possa essere un qualcosa che col tempo progredisce, no? Progredisce proprio perché le capacità di infiltrare il cervello poi vengono conservate dalle cellule che molto spesso rimangono, e perché ancora chemioradioterapia, pur dimostrandosi potenzialmente efficace, eccetera, poi nell'esperienza clinica possono funzionare, ma non sempre riescono a contrastare l'evoluzione della malattia. Quindi bisogna stare prudentemente a vedere, augurandosi che la cosa proceda nel modo migliore, che sia effettivamente guarita. Insomma, che le cure che sta facendo, che ha fatto, servano a evitare una progressione della malattia. Per parlare di guarigione bisognerà aspettare molto tempo. Poi queste cose, come dire, non si possono generalizzare. Ogni tumore ha un andamento particolare, secondo delle persone che ne sono affette. Cioè, io ho visto, parlando di altri tumori, insomma, per esempio il tumore alla mammella, ho visto delle persone che hanno fatto una diagnosi precocissima, delle persone
come dire, poi che lavoravo in un ambiente ospedaliero, attente, capace di farsi l'autopalpazione, hanno scoperto tumore alla mammella, si sono curate immediatamente, hanno fatto tutto e dopo un anno, 2 anni sono morte. Ho visto pazienti che magari si sono trascurate all'inizio, eccetera, eccetera, poi hanno fatto la mastectomia, poi hanno fatto le cure e a distanza di 12-15 anni stanno bene. Ma certo che bisogna, per dire che uno è guarito o che uno non è guarito, bisogna che passi un tempo tale nel quale capire che non ci sono recidive, che non c'è una progressione del tumore, no? Tra parentesi, tumori cerebrali sono anche tumori che, per esempio, non è che danno metastasi. I tumori cerebrali sono maligni perché hanno questa capacità di infiltrare il cervello, di provocare poi un rigonfiamento cerebrale, tanti altri sintomi secondari di cui non è il caso di parlarne, ma non hanno capacità metastatiche, almeno i gliomi, insomma, come invece hanno capacità metastatiche altri tumori, per esempio quello polmonare o quello della mammella. Allora, il problema è che siamo di fronte a una situazione complessa. Implica anche da parte di chi poi vive l'esperienza, io sono stato vicino, insomma, no? A persone che avevano questo, che hanno vissuto questo problema, molte persone, insomma, perché nella mia carriera, insomma, di pazienti di questo tipo, insomma, ne ho visti tanti, tanti, centinaia, come dire. Però è un'esperienza che ti cambia la vita, no? Un'esperienza che ti mette a confronto con una modalità diversa di pensare a te stesso, al tuo futuro, al tuo destino, al rapporto con i tuoi cari, al rapporto con il tuo lavoro. Cioè, è una cosa che ti dà un carico di vissuto importante, insomma, no? È una cosa che non si prende con leggerezza. No, è una cosa che ti coinvolge nelle istanze più profonde della vita. È anche una cosa che non si può spettacolarizzare in qualche modo. È questo che anche un po' turba, secondo me, no? In questa cosa, no? Sono guarita, fate come me, state tutti bene, non so. I messaggi che vengono dati, no? Prescindono dalla complessità stessa della malattia. Come dire, bisogna sempre tenere presente che le cose non sono semplicemente come appaiono, se no si rischia di fare quello che hanno fatto i tantissimi commentatori che vedendo le cose come appaiono e vedendo la toffa come si presentava o come si è presentata anche in un'intervista televisiva a un certo punto, si lasciassero andare alla prima impressione e dicessero: secondo me è stata male per un'overdose di droga, mi sa di fattona, l'apparenza inganna. Più che strana giudicare dalle sue frasi strampalate nelle continue ripetizioni dello stesso concetto, a me sembra scema al massimo grado. Troppe pasticche da giovane, sembra schizzata, sempre. Ecco, questi giudizi sono dei giudizi che prescindono dalla conoscenza, no? Si proietta nell'altro quelle che sono le proprie impressioni, quello che si vuol vedere. Non si considerano le cose come sono, ecco. E le cose come sono complesse. E da questo punto di vista, anche per me suscita perplessità questo uso mediatico. Dire che come mi ha incuriosito all'inizio, perché io questo personaggio non lo conoscevo, proprio perché ne è stato fatto prima una notizia boom, poi il silenzio assoluto e nessuno si poneva il problema. Poi sul più bello che questa cosa sembrava quasi acquietata, dimenticata, che erano passati dei mesi, ritorna il boom. Se ne ritorna a parlare, diciamo, censurando poi tutte le interpretazioni che si sono date prima, tutte le cose così, e rivedendole da un altro punto di vista. E di questo punto di vista poi, secondo me, ancora non tiene conto della realtà delle cose, insomma, no? Della complessità di questa malattia, e si cerca di farne mediaticamente
di darne immediatamente l'immagine di una malattia così, insomma, sì, ho fatto, sono stata un'eroina combattuta, dopo 2 mesi sono guarita. Così, insomma, di parlarne con leggerezza, mentre in realtà non è una cosa così leggera, insomma, è una cosa che è un peso che nella vita ci si porta dentro, insomma, che ci cambia radicalmente la modalità di esistenza. Anche dire, vabbè, insomma, sì, io fate finta che non mi sia successo niente. E quindi, insomma, quando mi incontrate, non trattatemi da malata, io sono così. Fate come se non lo fosse. Anche questo non è facile, richiede un atteggiamento che si appoggia su una cultura, insomma, no? Non puoi far finta di niente quando sai delle cose. O non le sai, no? E quindi magari non le sai, non ti vengono dette in partenza, eccetera, eccetera. Ma se le sai, non puoi far finta di niente. Vuol dire, anche nel caso in cui tu vuoi effettivamente rimuovere, spesso rischi appunto di arrivare all'eccesso opposto, cioè quello di trattare con eccessiva benevolenza, non riuscirai mai a essere completamente indifferente come se non sapessi. Quindi, nel momento in cui lei ha deciso, è stata lei oppure è stata consigliata perché ha deciso, altra questione, no? Dopo il silenzio di rivelarsi, qui andiamo sul privato, andiamo sulla. Quindi evitiamo di fare. Ma è chiaro che si può dire. Ma è chiaro che ciascuno di noi, quella persona, sarà difficile che la veda esattamente come la vedeva prima. Insomma, uno che sa che. Ma è così per un qualsiasi handicap, per un qualsiasi. Insomma, se uno è sordo, non è possibile. Sai che è sordo, non è possibile fare come se non lo fosse. Se uno non ha un braccio, non è possibile, cercherai di trattarlo con la massima benevolenza, di non guardare, ma guarderai probabilmente il braccio che manca, insomma, no? E non potrai non chiederti, quali saranno i problemi che lui è costretto a vivere con il braccio che manca, insomma, così. Quindi non potrai fare completamente, a meno di sapere e quindi di vederlo con un occhio per quanto poco diverso da come lo vedevi prima, quando sapevi che non aveva niente. E forse anche per questo, no? Che la malattia contiene in sé un elemento di riservo, no? Proprio perché noi vogliamo cercare di essere visti sempre come eravamo visti quando non eravamo malati. Però sappiamo anche che se la gente sa che siamo malati, che ci portiamo un handicap addosso, insomma, una malattia, la gente, bene o male, volente o nolente, guarderà a noi come persone malate, perché i rapporti tra le persone sono anche mediati da questo, insomma, no? Vabbè, un saluto.